Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Destiny. Spettri dal profondo, il nuovo dungeon di Lightfall e della stagione del profondo è uscito e quindi eccoci qui pronti come sempre a fornirvi una guida per affrontare al meglio questo dungeon. Al suo interno potete trovare l'esotica navigatore, un laser da tela scura particolare di cui parleremo sicuramente nel dettaglio in un video più avanti ed un set di armature veramente molto ma molto bello. In questa guida vedremo come affrontare al meglio tutti gli step e come prendere le due casse segrete al suo interno. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di lasciarmi un like al video se vi sarà utile a voi e alla vostra squadra e di iscrivervi al canale per non perdervi questi tipi di contenuti che escono quasi giornalmente qui sul canale. Allora, prima di tutto andate da Hodorn e prendete la quest. Il dungeon si farà partire dall'Helm e svolgerà tutto quanto su Titano con dei risvolti di lore anche interessanti. Allora, primo step, l'entrata qui potremo usare la store, anzi dovremo usare la store perché avremo obiettivi lontani tra loro e quindi ci servirà. Andate dritto e arriverete a questa piazza con delle statue tutto intorno. Piazzate la bandiera e startate lo scontro. Una volta spawnati i primi mob, avrete tre strade possibili di fronte a voi, centro, destra e sinistra. In una di queste strade spawnerà un orco che una volta ucciso vi indicherà la strada. Esattamente come accadde nella stagione delle Endofurie, a terra vedrete delle scie verdi che andranno seguite. Non vi porteranno dritti all'obiettivo, ma dovrete guardarvi leggermente intorno, ma non sarà affatto difficile perché vedrete un grosso simbolo dell'alveare di fronte a voi. Importante che memorizzate questo simbolo perché vi servirà tra poco. Andate lì, uccidete tutti i mob. Una volta uccisi tutti i mob vi spawneranno delle altre scie. Continuate a seguirle fino al terzo simbolo dove spawnerà un portatore di luce, uno di quelli che abbiamo imparato a conoscere su The Witch Queen. Una volta ucciso lui e soprattutto rotto il suo spettro, vi darà un buff chiamato Vestigia della Luce. Questo buff vi permetterà di attivare una statua. Per farlo dovrete tornare alla piazza centrale dove saranno spawnati altri mob e una grossa maliarda chiamata Maliarda Tessivelo. Questa maliarda nel luogo in cui la ucciderete farà spawnare il buff della vista profonda, anche questo visto durante la campagna di The Witch Queen. Attivare questa vista profonda vi permetterà di farvi vedere i simboli sulle statue intorno alla piazza. La vista profonda potrà essere attivata da chiunque e viene attivata per tutto quanto il team. A questo punto non vi resta che trovare la statua corrispondente al vostro simbolo che avete seguito fino a poco fa e piazzarla. A questo punto dovrete aspettare che la vista profonda sparisca per rifare tutto da capo, quindi uccidete l'orco, seguite le tracce e consegnate il simbolo corrispondente nella statua corrispondente. Questa operazione andrà fatta 4 volte in totale per ricevere la vostra prima ricompensa. Ora ci sarà il primo jumping puzzle con cassa annessa e vi preannuncio che sarà un jumping puzzle molto lungo e dovrete buttarvi giù nel profondo per tanto tempo. Prima cosa da fare è buttarvi di sotto per diversi metri fino ad arrivare a questa piattaforma. Qui troverete su un lato una specie di rete metallica con un buco dove potrete passare. Saltate e andate sulla destra dove troverete questo condotto. Andate avanti e continuate a buttarvi di sotto. Arriverete in una stanza con della vegetazione. Continuate ad andare dritti e troverete un po' di mob ad aspettarvi e a questo punto sarà il momento di scendere in acqua e vi assicuro passerete tanto tempo in acqua. Quando siete in acqua il percorso sarà molto semplice ma è lungo, quindi non vi farò vedere tutto il percorso, ma le bolle vi daranno un'ottima indicazione su dove andare. Cosa importante, provate a condividere le vostre bolle con i vostri compagni di squadra così da non rimanere senza resistenza alla pressione, sennò poi appunto rischiate di morire. Obiettivo sarà quello di scendere sempre, quindi se non vedete bolle intorno a voi o non avete capito bene dove andare, sappiate che sicuramente dovrete andare in basso. Qui in questa fase ci sarà anche la prima cassa segreta e sarà molto semplice perché durante questa fase sottomarina arriverete in una prima stanza dove appunto non sarete in acqua e in questa stanza ci saranno dei mob. Qui oltre a fare un po' di pulizia perché sennò vi fanno male, potete salire qui e tornare un pelo indietro per trovare la prima cassa. Oppure quando scenderete in questa stanza e state ancora in acqua, potete prendere la prima porta in alto per arrivare direttamente qui e fare una piccola scorciatoia. Continuate a fare questo dentro fuori dall'acqua fino ad arrivare appunto al primo boss. Lo troverete sott'acqua ad aspettarvi e ogni tanto vi darà anche qualche simpatica spinta. In questo scontro lui vi starà addosso durante la fase di danno, quindi come armi consiglio le spade. Noi lo abbiamo fatto così ed in un paio di giri andrà giù.
Se riuscite potete anche provare ad usare i razzi, ma il rischio di suicidio è molto alto perché lui vi pusherà sempre, quindi personalmente consiglio le spade. Comunque il boss è Ektar, simpatico cavaliere lucente che sarà in super da vuoto. Lo scontro si svolgerà in questa piccola stanza dove troverete tanti mob e poi dei buchi per tornare sott'acqua. Ne avrete uno a destra, uno a sinistra e poi c'è quello grosso al centro che in realtà avrà la ventola e servirà solo esclusivamente per tornare su, appunto, in questa stanza. Obiettivo numero 1: uccidere i tre cavalieri che spawneranno a destra, a sinistra e al centro. Fatti questi tre cavalieri, uscirà un orco al centro che, indovinate un po', dovrete uccidere. Quest'orco farà spawnare la vista profonda al centro della stanza che vi permetterà di vedere tre simboli che troverete sulle pareti di destra e di sinistra. I simboli sono i tre in totale, possono essere tutti su una parete o due su una parete e uno dall'altra, insomma è indifferente, l'importante è che vi guardate un po' intorno. A questo punto dovrete dividervi, due membri possono scendere giù a cercare i simboli ed uno può rimanere su a pulire, oppure se non vi sentite troppo sicuri di voi potete far scendere soltanto uno della vostra squadra giù in acqua e due possono rimanere su a pulire, scelta vostra. Quando scendete in acqua dovrete cercare delle rune sui muri. Queste rune avranno i simboli dell'alveare e dovrete cercare le tre che avete visto sopra. Quando siete in acqua continuate a muovervi perché il boss vi darà la caccia e ricordatevi di prendere le bolle d'aria per non morire. Questa parte qui sotto è molto piccola e non dovreste avere problemi a trovare i simboli dopo un po', soprattutto dopo che avete capito un pochino come funziona. Però se volete questa è una mappa esplicativa che trovate anche in descrizione per capire un po' dove sono i simboli. Una volta che attiverete un simbolo appunto in acqua, al piano di sopra spawnerà un portatore di luce e con la stessa meccanica del primo scontro, chiunque spaccherà lo spettro di questo cavaliere di luce riceverà il buff della vestigia, che andrà portato in una delle tre statue che si troveranno al centro, a sinistra e a destra. Una volta attivate tutte e tre le statue al centro della stanza, spawnerà un cavaliere che dropperà una pozza verde, da qui dovrete fare danno al boss per togliergli lo scudo e infine farli DPS. Come vi dicevo, la miglior strategia sono le spade, ovviamente avrete un tempo limite, se non lo ucciderete subito tutto si resetterà e dovrete rifare tutto questo giro. Quindi uccidere i cavalieri, uccidere l'orco, attivare la vista profonda, controllare i simboli sulle pareti, scendere in acqua, attivare i simboli sott'acqua corrispondenti a quelli che avete visto sopra, tornare su, uccidere i tre cavalieri di luce. A questo punto tornare al centro, uccidere il cavaliere che vi darà il buff verde per togliere lo scudo al boss e fare di nuovo DPS. Però se non è ancora chiaro vi lascio ad un giro completo per farvi capire meglio come fare. Sono full. Con 13 colpi. 10, ma tanto pure comunque. 13 colpi tu lo fai. No, ecco un pacchettino l'ho trovato. 22. Ora abbiamo il guardia sopra. I tre puntini. La X, i tre puntini, ok. Quale sopra, la X e i tre puntini. Non vedo di dove siano una metà di questi semi. Allora, la X l'ho trovata io qua a destra. Tre puntini l'ho fatto. Qual era l'altra? L'uguale sopra? L'uguale sopra, se ce l'hai, sì. Lo cerco. Eccolo. Non con destra. Oh, lasciatemi stare. Muoio? Dove manca? Sono morto. Sinistra. Mi è arrivato uno scudo in faccia. Sì. Ciao.
cazzo, ero fuori dalla ball, cioè dalla roba. Però ci ha fatto 0 da. Da, ma... E spawn. Ah, beh, oh, regà, comunque pure con... con i pompa... Not bad. Fammi sordi. Braccia. Aspetto. Ok, ucciso il boss e preso il loot, potete andare avanti. Per farlo dovrete riscendere in acqua dal buco di destra e guardare sempre alla vostra destra per trovare una nuova apertura. Proseguite seguendo come sempre le bolle d'aria e arriverete ad un nuovo jumping puzzle. Occhio che qui ci sono urlatori, maliarde che vi shottano, quindi consiglio è quello di ucciderle perché altrimenti insomma rischiate di morire. Qui troverete la seconda cassa segreta, esattamente alla fine dei salti, dove spawnerà l'orco finale. Una volta ucciso l'orco, salite sulla struttura circolare proprio sopra di lui e troverete la cassa al centro ad aspettarvi. Ok, proseguite, ci ritroveremo nell'arena del boss con il corpo di Oryx e la maliarda che sta cercando letteralmente di resuscitarlo. Qui per loadout ci possono essere diverse scelte, lei è un boss molto antipatico ragazzi, ha tantissima vita, quasi come un boss di Raid, si muoverà in giro, si teletrasporta, vi spara, insomma fastidiosissima. Potete usare lanciarazzi e Izanagi, ma sappiate che quasi sicuramente butterete qualche colpo in giro. Lineari, che fanno molto meno danno, vi permetteranno però di avere una vita più agevole e sicuramente avrete più munizioni. Se volete potete usare anche il signore del tuono, se avete il catalizzatore tanto meglio, e se volete potete anche usare un divinity. Insomma, come vedete avete una scelta diversa in base alle vostre preferenze. Sappiate che comunque lanciarazzi col Gjallarhorn è sempre la migliore opzione, sempre appunto se riusciate a collegare i vostri colpi. Ok, parliamo dello scontro perché è leggermente complicato. Allora, qui avrete la stanza principale e tre stanze che sono accessibili tramite l'acqua. Una a sinistra, una a destra e una al centro, e ogni stanza avrà due porte d'accesso. Tenendo a mente questo, startate lo scontro e cercate la vista profonda. La vista profonda spawnerà intorno all'arena in modo completamente random. Attivando la vista profonda vedrete che ci saranno dei laser che collegheranno delle parti di Oryx tra loro. Ogni parte di Oryx avrà un cerchio verde che si attiverà solo quando sarete vicino a quel pezzo. Quando intendo pezzo, intendo letteralmente pezzo, quindi ci sarà il petto, le braccia, i piedi, eccetera eccetera. Questi laser formeranno un triangolo e ad ogni vertice ci sarà un pezzo di Oryx. Il primo obiettivo sarà quello di rivelare i simboli. Per farlo dovrete stare dentro uno di questi tre vertici che avete visto con la vista profonda ed uccidere il cavaliere chiamato il Rinato dell'Eresia. Così facendo vedrete apparire il simbolo di Oryx sulla piastra che avete appena attivato ed un cerchio in aria. Per attivare totalmente la piastra dovrete guardare attraverso il cerchio verso il simbolo di Oryx per un secondo. Di solito vi chiederà di farlo seguendo i lati del triangolo che avete appena visto, quindi dovrebbe essere anche abbastanza intuitivo dove andare. Se farete questa cosa in modo corretto comparirà un grosso simbolo sulla piastra appena attivata, uno di quelli che abbiamo visto fino adesso durante tutto il dungeon. Se così sarà dovrete ripetere questo procedimento altro due volte per attivare anche le altre due parti del corpo di Oryx, quindi uccidete il cavaliere da dentro il cerchio verde, guardate nel cerchiolino, quello piccolino, il simbolo di Oryx e vedrete comparire il simbolo, quello grosso, la runa dell'alveare, proprio sul vertice. Con i tre simboli attivi, a questo punto sarà il momento di entrare nelle altre stanze. Qui potete decidere di dividere ognuno in una stanza o addirittura andare tutti in una, se non vi sentite troppo sicuri. Qui dentro troverete un nuovo campione lucente ad aspettarvi e sarà importante vedere che dietro di lui ci sarà uno dei tre simboli che avete appena attivato nella stanza principale. Spaccando lo spettro riceverete di nuovo il buff della vestigia, che andrà portato, immaginate un po', nella stanza principale. Tenendo a mente, ovviamente, qual era il vostro simbolo, riattivate la vista profonda, altrimenti non potrete interagire, e piazzate il simbolo corrispondente su uno dei vertici del triangolo, appunto, corrispondente al vostro simbolo. Se piazzerete tre buff si creeranno le pozze verdi su ogni vertice, le stesse che abbiamo visto durante la prima boss fight, che vi permetteranno di togliere lo scudo al boss. Una volta fatto potete fare DPS. Tenete a mente che non ci sarà più bisogno di stare dentro la pozza verde per fare danno al boss, ma vi servirà solo esclusivamente per togliere lo scudo iniziale. Calcolate che questo scudo è come tutti gli altri scudi del gioco, quindi potete utilizzare volendo armi adatte come l'arbalesta oppure armi con le munizioni adattive.
Avrete qualche secondo per fare danno al boss e capirete subito che ha veramente tanta vita. Quindi questa è tutta l'operazione che dovrete fare per fare danno al boss. Quindi una volta finita la fase di danno, lei si scuderà di nuovo e dovrete rifare tutto da capo. Quindi uccidere i cavalieri dai vertici del triangolo dopo che però avete attivato la vista profonda, guardare nei cerchi il simbolo di Oryx, attivare tutti e tre i simboli dei vertici, entrare nelle stanze, prendere il buff dal cavaliere lucente, tornare nella stanza principale, attivare i vertici, descudare il boss e fare danno. Insomma, come vi dicevo, è leggermente complicato, ma sono sicuro che una volta presa la mano non sarà affatto difficile e non farete troppa fatica. Ora, come sempre, vi lascio ad una piccola fase del boss finale così da capire bene come fare tutto. Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se siete nuovi da queste parti e condividete questo video con i vostri amici che magari sono un po' bloccati, magari a fare qualche step. Io vi ringrazio di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima. Che altro? Lei la deve smettere di tipparsi. Non ammazzatelo. Facciamo quello al centro. No, quello al centro se sbaglio. Sì, ho detto non facciamo quello al centro. Ok, io faccio quello al centro. Lei è qua, lei è qua. Lei è qua. Dove è il socio? Ma non è difficile, cavà. Stiamo testando delle cose, l'abbiamo già fatto due volte, anche in Master. Aia, ma guardate io. Ma siete già entrati, siete fortissimi, raga. Arrivo. No, ma che no, claro, non lo so, non sono usciti ancora, ma non penso. Ci abbiamo messo un po' a fare il boss, sinceramente. L'unica cosa della sola di staranno mi chiedo come ammazzi il boss. Il boss sarà andito al culo. Molto lento da fare, secondo me. Comunque la sua vita ce l'ha, per farlo. Per farlo passare. E poi non fai danno. Io c'ho gli uguali, Cazzo, non l'ho visto. Io lo c'ho i due uguali con le tre stanghette. E quindi ho il panino. Mi sa che muoio pure. Faccio già il deep sight. Faccio così. Ciao, amore. Non sei già morto. Ora giorno trigger, facciamo damage dove c'è la pozza. L'ho presa, incredibile. E poi se ne va. No, non è vero, sta lì. Insane damage. Fammi da soglia. No, la soglia la danno. Fammi da soglia. La droppo io l'esotica, raga. Eccola!